Guarda la ragazza che intanto aspetta che lui usi la cosa che... Microfono. Guarda le quattro pile, guarda la vasellina. Poi capisce il meccanismo e pensa, stasera il buco non dovevo mettercelo io. E questo vabbè, comunque, invece il quarto, c'è il quarto Teletubbies. Il quarto Teletubbies è il più bello di tutti. Lui ha però non so se si può dire pene. Si può dire pene qua? Si può dire pene. Vado. Il quarto è un pene a forma di attaccapanni. Credo che si chiami Tinky Winky, una roba del genere. Anche i nomi sono particolarmente carini. C'è la triangolare. È il più grosso di tutti. Ah, forse sono io che spengo. C'è la triangolare, c'è la grossa così. Allora io ho provato a pensare, lui non può farlo come gli altri, perché gli altri lo fanno così, abbiamo detto, va bene, ok, prendono il Teletubbies e vabbè, quello col cerchio lo fa così, ma lui col triangolo come fa? Perché il triangolo è enorme, l'attaccapanni è enorme. Allora ho pensato che se lo smonta, è l'unico dei quattro che se lo rimonta. E prende con questa cosa, voi immaginate questa cosa triangolare, lui prende l'altro Teletubbies, lo sapete che si accoppiano tra di loro? Lui lo sapeva, che lui guarda le versioni notturne dei Teletubbies, quelli in giapponese. Sì, che allora lui prende, mi sono chiesto anch'io come farei con il pene triangolare, e allora lui prende l'altro Teletubbies, gli apre le gambe. Però ci vuole un movimento di anche particolare, cioè, ve lo spiego perché so che non vedevate l'ora. Lui fa entrare la prima punta, poi con un movimento di anche fa entrare la seconda punta e poi fa girare. No, è anche senza applauso. Non fatelo a casa, non fatelo. Uno dei motivi per cui il Teletubbies è particolarmente visto dalle mamme, dei bambini. Vabbè, ma questo perché io cosa volevo chiedere? Qual è il valore educativo di questo programma televisivo? Qual è il valore pedagogico di questo programma televisivo? Voi li avete sentiti parlare, i Teletubbies? Parlano così, ve lo giuro, eh? Fanno così. Per chi non ha mai visto il programma, fanno così davvero. Lo dico, quanto tempo impieghiamo a insegnare i nostri figli a parlare? 4 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, dipende dalla situazione. E in tutto questo tempo tu non fai altro che andare al lavoro, tornare con un unico pensiero. Vuoi sentire tuo figlio che sta imparando a parlare? E allora ti chiedi, chissà cosa ha detto oggi, torni a casa e il bambino magari dice, papà, mamma, e tu sì, ha detto papà! Mio figlio è un genio! E ti metti in testa che tuo figlio sia un genio perché ha detto papà. E lo dice a tutti i colleghi. Mio figlio è un genio. Poi sì, effettivamente, magari il bambino impara a parlare, dice qualche frasina in più. Tu lo dici a tutti i colleghi, tua moglie no. Tua moglie non lo dice a tutti i suoi colleghi perché lei fiuta. Puzza di figura di merda. Perché quello che tu vuoi fare, lo dice a lei, tu vuoi invitare tutti i tuoi colleghi a casa per sentire genio mentre parla, ok? E allora tu li chiami alla macchinetta del caffè, tutti quanti, e dici, ragazzi, mio figlio è un genio. Voi lo dovete sentire assolutamente. Poi uno di loro magari pensa, certo che è un genio, l'ho fatto io con tua moglie. E li inviti tutti a casa. Prepari la cena, tua moglie si è già eclissata. Metti a capotavola il genio, ok? Tu fai parlare i tuoi colleghi, ma a un certo punto li zittisci tutti e dici, signori, deve parlare il genio. Ok, però né tu né tua moglie, immaginate la nuova babysitter che programma sta facendo vedere a vostro figlio da un mese a questa parte. E allora chiede al bambino, no, esagerando un pochino, non so, Riccardino, parlaci della borsa di Milano. È un genio. Silenzio. Il genio si alza. Scoppiano tutti a ridere, tranne il vero padre, ovviamente. E
tu rimani scioccato da questa cosa. Tu rimani serio. Guardi tua moglie. Tua moglie guarda te. E non so se posso passare davanti alla cassa. Posso passare davanti alla cassa? Posso passare? Scusate, ma io generalmente sono più tranquillo. Però a volte mi viene un po' di nervosirmi. Voi guardate con la televisione e cosa stanno trasmettendo in quell'esatto momento? Quattro peni colorati che urlano e insegnano ai vostri figli a parlare. I Teletubbies. Guardate che questi sono i Teletubbies, ok? A me viene ogni tanto, vengono queste voglie. Spengo un attimo. Questo è il Teletubbies numero uno, quello con il pene a forma di... Questo è il Teletubbies numero due, quello con il dildo. Questo è il Teletubbies numero tre, quello con il cerchio in testa, quello con l'anello vibrante. Aspetta, ho sbagliato, è vero? Quello con l'anello devo fare così, vero? E tu, il quarto, Tinky Winky, come minchia ti chiami? Tu, questo è Elena, lo faccio per te, una mamma che mi conosce, che è disperata, che odia Tinky Winky. Tu, Tinky Winky, no, per te ci vuole un arma speciale. Scusate, ma questo lo metto qua. Per Tinky Winky, questo li uso dopo. Anche il Crick lo uso dopo. Per Tinky Winky ci vuole... No, questo non c'entra niente. È un'altra cosa. Ci vuole questo. E tu, Tinky Winky, vaffanculo! Ma io... generalmente sono molto più calmo, sono tranquillo. Vabbè, insomma, questo per cos'era? Era pieno di grasso, non l'ho neanche pulito, l'ho preso dalla macchina. Questo per dire cosa? La televisione insegna e i bambini imparano. La televisione insegna e i bambini imparano. I bambini hanno un cervello piccolo che è come una spugna e la spugna assorbe. Il cervello diventa sempre più grande, sempre più grande. Vabbè, non a tutti, però comunque diventa sempre più grande, ok? I bambini assorbono dalla televisione, loro pensano che da grandi dovranno esprimersi come gli attori di Un posto al sole, ok? Ti amo. Anche io ti amo. No, ma io ti amo di più. No, non ci credo, dammi una prova. Guarda come sono espressivo, io ti amo. No, voglio una prova, che scopatela. È l'unica, non ce n'è altre. È questa. Tra l'altro ho provato a pensare questi due, quelli di Un posto al sole. Io ho provato a pensare le puntate hot di Un posto al sole, perché con questo tipo di espressività c'è la scena. Io come faccio a farvela? Vabbè, la faccio da vestito comunque, non ti metto nei guai. Allora, c'è lei, quella sotto, mi metto davanti così lo vedi meglio. Sai, io non sono come i Teletubbies, non ho dimensioni. Allora, quella sotto, ci vai sopra, e lei, e lui, al terzo A, lui, e lei, Questa la capiscono in pochi. E lei che andate a recuperare un pupazzo di Teletubbies vibrante. Beh, insomma, la televisione è fatta così. Io mi ricordo quando ero ragazzino, guardavo sempre i programmi di politica, anche la politica, insomma, in televisione. La politica è fatta apposta per non essere capita. È fatta apposta per non essere capita, una cosa scientifica. Io mi ricordo quando ero ragazzino, guardavo sempre, 12-13 anni, guardavo sempre le tribune politiche, ok? Erano il mio programma preferito, le tribune politiche. No. Forse quando ero ragazzino